abbiamo detto anche che la questione di un referente che garantisca comunque tutte le parti, e per questo abbiamo chiesto l'ufficio del garante per la salute mentale delle Marche. Poi siamo passati a Pesaro, abbiamo chiesto Pesaro per questo, e dirò in un paio di slide quello che effettivamente leggiamo e quello che chiediamo. Stanno preparando San Benedetto del Tronto, perché è un momento per i servizi di psichiatria e per la salute mentale in Marche Sud che particolarmente ci interessa. Oggi siamo qui. Perché chiediamo queste cose? Perché siamo convinti, come forum associativo, il tavolo regionale rappresenta tutte le associazioni che si occupano di fragilità mentale nella nostra regione, come forum nazionale, e chi vi parla anche nei contatti con le delegazioni estere e con i rappresentanti della psichiatria nel nostro territorio, nel nostro sistema paese, che credetemi sono all'avanguardia a livello europeo, non solo dell'Unione Europea, ma della regione Europa, del Bureau di Ginevra, dei 52 paesi europei. Ci confrontiamo continuamente per questo. Riteniamo opportuno che quando le questioni diventano delicate, e la questione della salute mentale è una questione delicata, un forum di cittadinanza non può non confrontarsi con gli enti istituzionali. Diventa un passaggio obbligatorio che fa della democrazia una sostanza di costruzione partecipata, mancando la quale, queste questioni delicate che vengono affrontate vengono derubricate. Ecco perché noi abbiamo ritenuto opportuno proseguire in questi contatti, e per quanto riguarda Pesaro lo riteniamo importante, dirò perché, perché qui non si tratta di far fiorire il deserto a Pesaro, assolutamente. La signora che ha introdotto ha elencato perfettamente tutte le questioni che esistono oggi a Pesaro. Siamo preoccupati che nel contesto della riorganizzazione territoriale di Area Vasta questo possa essere messo in discussione. Vogliamo cautelarci da questo punto di vista. Ecco perché abbiamo chiesto questo incontro pubblico nella sede della democrazia del territorio per eccellenza, che è l'assise del Consiglio Comunale. Allora, vediamo com'è combinata Pesaro. Pesaro oggi ha il CSM di Pesaro, parlerò solo di questo, ha 93 operatori, perfettamente in linea con il fondamentale indicatore nazionale che è il progetto obiettivo della salute mentale, perché quello è il riferimento attuativo della legge 180 e poi della 833 che l'ha incorporata. Abbiamo una spesa totale per ognuno dei 140.000 abitanti della platea di riferimento del centro di salute mentale di Pesaro, sono circa 140.000, di 45 euro per abitante. Abbiamo un'utenza totale di attenzione formalmente in cura di circa 4.000 utenti. Nel corso dell'esercizio 2015 ci sono stati 13.000 contatti visite, quindi sono numeri importanti. Abbiamo 6 appartamenti di cui, diceva la signora, 4 sono aziendali e sono gestiti direttamente, e una popolazione di 140.000 abitanti. Attenzione a questo 45 euro per abitante, perché questo è un dato inizio 2014 consolidato, quindi è un dato reale che l'ASUR ha ricostruito con noi l'anno scorso, quindi è quello ufficiale. Attenzione a questo, perché appena nel 2009, che ha visto la città di Pesaro organizzare e vivere la prima e finora unica conferenza regionale della salute mentale, questo dato era 50 euro. Oggi è 45. Le questioni essenziali, dico io. Quindi questa integrazione del centro di salute mentale di Pesaro, del centro di salute mentale di Fano, del centro di salute mentale di Urbino in Area Vasta non deve significare depotenziare il centro di salute mentale di Pesaro, che ha una sua storia nella salute mentale, nella psichiatria prima e nella salute mentale dopo,
ormai consolidata dal punto di vista degli standard che riesce a portare avanti e che comunque rappresenta. Un altro punto, il riconoscimento dello sforzo, degli investimenti del terzo settore. Io sono un uomo del terzo settore, quindi conosco benissimo la situazione perché la vivo. Per nuovi impianti di residenza sul territorio del CSM, guardate, il terzo settore pesa nel nostro sistema paese circa 75 miliardi di euro, in tutte le sue tre componenti: impresa sociale cooperativa, promozione sociale, associazionismo. Nelle Marche supera il 1,4 miliardi di euro. Credo che siano numeri significativi e quindi obbligatori e degni di attenzione. Quando il terzo settore fa degli investimenti sul territorio, è opportuno affiancare attenzione a questo coraggio. Noi abbiamo espressioni del terzo settore in questa città, in questo territorio, che sono importantissimi e recenti. Chiedo agli amministratori tutti, di governo e di controllo, di porre attenzione adeguata a questo, perché sto parlando di non profit e quindi sto parlando di impresa sociale, che ha una sua caratterizzazione che riscontra la sensibilità di questa città storicamente, lo riconosciamo. Intendiamo chiedere che queste cose vengano conservate e che vengano attese con l'attenzione che meritano. La necessità di aumentare le residenze leggere. A noi non interessa che se Vito in Serra ha la necessità di transitare da una residenza specialistica o di protezione o di riabilitazione, si trasformi questa esperienza in un posizionamento definitivo o comunque stanziale o con lunghi tempi. A noi interessa che la residenza, che in quel momento questo passaggio sia quanto più breve possibile, perché poi Vito in Serra deve andare verso la residenza leggera, che è quello che costruisce autonomia per noi utenti. E questo è fondamentale. Aggiungendo anche il fatto che queste scelte hanno dei costi estremamente ridotti, tra 10 e 11 volte rispetto ai costi specialistici nell'ambito della psichiatria. Un appartamento, anziché una residenza, questo ti dà anche economie di scala sostanziose, oltre che sostanziali. Una raccomandazione che faccio, che potrebbe sembrare anche un po' ridondante, però credetemi, le associazioni di tutela che si occupano di questa materia sono una risorsa. Io lo dico non spesso, sempre ai miei interlocutori specialisti. Qualcuno è ancora impermeabile rispetto a questa nostra sottolineatura. Badate bene, le associazioni di tutela sono elementi di perturbazione positive perché sono una risorsa. Nel contesto della letteratura che si occupa di salute mentale, sono fondamentali. L'ultimo documento che abbiamo approvato in Turchia, appena un anno fa, sottolinea particolarmente questo aspetto. Quindi attenzione alle associazioni di tutela che si occupano di salute mentale. Perché oltre queste donne e questi uomini a conoscere la materia perché studiano, perché si aggiornano, perché si confrontano, e zian Dio, conoscono la materia, che sono depositari appunto della conoscenza perché vivono questa realtà H24. Cosa si chiede? Si chiede il mantenimento degli standard storici del Consiglio del CSM di Pesaro. La signora lo ha ricordato nel suo intervento, anzi come premessa. Un'altra cosa che chiedo, e lo chiedo a lei, Sindaco Ricci. Lei, oltre a essere un uomo delle istituzioni, è anche un uomo della politica di caratura nazionale. Io, tramite gli amici nuovayorkesi, sono venuto a conoscenza di una recentissima scelta del suo collega De Blasio a New York, di appena un mese e mezzo, due mesi fa,
che ha istituito il New York City Tribe, significa crescere bene nella città di New York. Vi dico solo un dato: su 500.000 a New York città, New York City, su 500.000 persone affette da depressione, parlo della depressione maggiore, parlo delle depressioni serie, impegnative, ebbene, quella città riesce, ed è New York, riesce a inserire nell'attenzione dovuta a specialistica e sociale appena il 40%, il 60% sfugge completamente. Da qui De Blasio ha istituito perennemente per tutta la popolazione di New York, questo tradotto significa crescere bene a New York. Ecco, questa è una città che si è caratterizzata per tantissime cose, che si caratterizza per tantissime cose, molto interessante da questo punto di vista. Le chiedo di fare uno sforzo come uomo delle istituzioni, come uomo della politica, in tal senso per caratterizzare Pesaro come società riguardo alla salute mentale che interessa a tutti. Non interessa solo me che vivo la psicosi schizofrenica, interessa a tutta la popolazione che si caratterizzi e che si impegni. Noi siamo a disposizione, collaboreremo. Conosciamo la materia, siamo a disposizione, non ci sono problemi per questo. Organizzare qualcosa a Pesaro che caratterizzi questa città e che faccia letteratura non solo nella nostra regione, ma anche a livello nazionale per i legami che abbiamo e per le reti con cui siamo collegati, Pesaro città della salute mentale, Pesaro dove si cresce bene per questo. Un'ultima cosa, e lo dico in maniera convinta e anche preoccupata. Io conosco le realtà in cui noi abbiamo i centri di salute mentale H24, cioè 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Conosco anche, ahimè, spesso la resistenza culturale che c'è nelle organizzazioni tra gli addetti ai lavori a dare questa risposta. Però laddove, in alcune regioni, mi riferisco particolarmente alla politica che governa il Friuli Venezia Giulia oggi, in alcune regioni noi abbiamo questi H24 totalmente, il Friuli ha 15 centri di salute mentale, ha 15 centri di salute mentale H24. Bene, lì noi abbiamo 0,4 TSO per ogni 10.000 abitanti. Noi qui nelle Marche superiamo i 2 per ogni 10.000 abitanti. Nelle Marche, se io vado in una fase di acuzie, nell'SPDC che ricordava la signora che ha introdotto, ci rimango mediamente 15 giorni, 15 giorni e mezzo. In quei posti io ci rimango 2 giorni e 40, 2 giorni e 50. Ora, poiché un giorno costa tra 700 e 800 euro, se io invece do risposte di riequilibrio, di taglio sociosanitario e di taglio di sporcizia sociale, di contaminazione fuori all'esterno, ho risparmi ragguardevoli. Lo dico continuamente ai miei interlocutori e ai miei amici specialisti della materia. Fate uno sforzo. Sarà un tema che nella costruenda consulta nuova che stiamo facendo con Ciccarelli e che stiamo costruendo, sarà un tema centrale questo. Dico a questa città, ai suoi amministratori, tutti, ripeto, di governo e di controllo, dico al sindaco di questa città di fare una scommessa in questo senso e di dire: vogliamo fare un CSM sperimentale a Pesaro H24 tre anni? Vediamo come vanno queste cose. Io vi dico che ci sono punti di riferimento storicizzati per quanto riguarda le economie di scala che ci indicano che il gioco vale la candela, credetemi sinceramente. Grazie, solo questo. Grazie. Non applaudiamo, siamo in Consiglio Comunale. Ringrazio Vito Inserra per il suo intervento. Ora chiedo al dottor Leo Bencarelli, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Pesaro, di potersi avvicinare al banco di presidenza per il suo intervento. La ringrazio della sua presenza. E ringrazio il Presidente e la Giunta per questo invito. Esporrò
Sarò molto breve, cioè perché molte cose sono state dette, il dettaglio è stato detto dal consigliere Signorotti, che ha presentato in maniera abbastanza completa e abbastanza esaustiva nella sua proposta di atto quella che è la situazione organizzativa della psichiatria di Pesaro. Io vorrei fare due note storiche, cioè Pesaro è sostanzialmente ricca rispetto alle altre parti della provincia e rispetto alle altre parti della regione, perché non solo è stata negli anni sede di un ospedale psichiatrico che era considerato un ospedale di rilievo e di valore nel panorama italiano, ma con il passaggio dell'assistenza psichiatrica dalle province alle ASL è passato tutto l'insieme delle strutture che erano per la maggior parte collocate nell'ambito territoriale di Pesaro. Quindi noi possiamo vantare, una rete di strutture che in qualsiasi altro dipartimento è una rete invidiabile, perché ci permette di avere delle strutture diverse, dove collocare pazienti diversi, dove fare veramente una rete sanitaria che interviene per intensità di cura. E l'obiettivo è quello, ovviamente, che dovrebbe essere, in base alle nuove linee operative della psichiatria moderna, quella del trattamento sanitario dei pazienti, della riabilitazione sanitaria e sociosanitaria, e alla fine l'obiettivo dovrebbe essere quello della restituzione ad integrum del paziente, con la sua restituzione al corpo sociale e alla famiglia. Beh, di tutte queste cose a Pesaro possiamo vantare degli ottimi risultati, sia per la storia, sia per l'ingente presenza di risorse, sia per la sensibilità che politici e amministratori pesaresi lungimiranti negli anni hanno avuto prima di questo periodo storico di vacche magre. Cioè, quando si poteva, il comune di Pesaro e l'ambito sociale di Pesaro sono stati estremamente sensibili alle problematiche del disagio sociale e soprattutto del disagio delle persone marginali, quali sono i pazienti psichiatrici, che notoriamente sono tanti, ma sono famiglie povere e in genere portano pochi voti in dote. Devo riconoscere a Pesaro e alla politica pesarese che negli anni, e sta facendo tuttora, di aver avuto una grande sensibilità e di aver corrisposto una grande disponibilità per quello che era presente. Ovviamente in un periodo di vacche magre, e abbiamo anche noi a Pesaro avuto dettagli, l'ingegnere in Serra ha riportato alcuni dati, io non ho dati a disposizione, ma gestisco il personale del DSM di Pesaro e so che dei tagli negli ultimi 5 anni sono stati fatti anno per anno. Sono stati fatti tagli perché le risorse sono sempre meno, tutti sapete che sono sempre di meno. Noi abbiamo cercato di riorganizzare e direi, a mio giudizio, anche se... Scusate, il mio parere è un parere di tecnico, quindi persona interessata, quindi può essere di parte, con buoni risultati. Noi abbiamo fatto riorganizzazioni continue, abbiamo mantenuto un alto livello assistenziale, un alto standard. Un alto standard che ci permette di coprire bene nella zona di Pesaro i nostri bisogni. C'è poi il problema dell'integrazione con le altre aree. L'integrazione delle altre aree, come diceva in Serra, è un'integrazione un pochettino più complessa, perché... Scusate, nel tempo ciascuno ha dovuto adattare il tipo e la tipologia di assistenza ai bisogni che aveva davanti, ma utilizzando le risorse che aveva. Quindi sono stati sviluppati diversi modelli che adesso, con la confluenza in un'unica area vasta, dovranno tendenzialmente col tempo andare ad omogeneizzarsi per garantire la stessa tipologia di intervento, la stessa qualità dell'assistenza e per ottenere possibilmente la stessa tipologia di risultati in tutte le zone della provincia che oramai costituiscono l'area vasta. È chiaro che in questo programma Pesaro, che è la più fornita di servizi e che attualmente supplisce anche in parte, per quello che è possibile secondo richieste, ai servizi che arrivano dal resto della provincia, è chiaro che può continuare a non perdere, perché se noi continuassimo a perdere
servizi come adesso, arriverà un momento in cui anche noi, il nostro malgrado, dovremmo andare comunque ad un taglio dei servizi, perché razionalizzare e mantenere lo standard di assistenza fino a un certo punto si può, poi a un certo punto bisogna cominciare a tagliare i servizi. Questo è quello che noi fino adesso siamo riusciti a non fare e che vorremmo non fare mai. Su questo abbiamo bisogno di quelle, ecco, che vi elenco rapidamente, quelle che sono le criticità, perché poi sul resto è stato abbastanza detto. Le criticità sono il potenziamento dei servizi, grazie. Il potenziamento dei servizi sull'integrazione a rete e quindi sul versante di tipo socio-sanitario. Noi sul sanitario abbiamo delle ottime strutture, abbiamo un numero sufficiente di posti, siamo in grado di rispondere ai bisogni mutati dell'utenza. Tenete presente che i nostri servizi sono stati ereditati come servizi impostati su una patologia grave prevalentemente fatta da schizofrenici. Così li abbiamo ereditati, così sono stati impostati negli ultimi 25 anni, ma la patologia e la presentazione è profondamente cambiata. Oggi il maggiore impatto con i servizi noi ce l'abbiamo nell'ambito dei disturbi dell'umore, nei disturbi di ansia generalizzato e soprattutto nell'uso di sostanze che provocano scompensi psicotici e che sono in parte, volevo rispondere ad Inserra, quello che è la maggiore incidenza dei trattamenti sanitari obbligatori nella regione rispetto ad altre situazioni. Sono popolazioni di un impatto estremamente elevato per il futuro, nei confronti dei quali i servizi dovranno continuare a mutare pelle, dovranno cambiare ottica di programmazione e di gestione. Quello che a me preme sottolineare, che è stato già precedentemente esposto, è in quest'ottica di cambiamento dell'utenza e quindi di fornitura di servizi all'utenza, è quello dello sviluppo della residenzialità leggera. Noi abbiamo tutta residenzialità pesante, residenzialità ad elevata assistenza, residenzialità estremamente costosa, che ci permette di venire incontro a determinati bisogni. Se noi consideriamo però che il percorso finale, l'obiettivo finale del servizio di un dipartimento di salute mentale deve essere quello della restituzione del paziente alle loro famiglie, quindi al corpo sociale, noi abbiamo bisogno di residenzialità leggera che costa poco, che è il punto di tramite e di unione fra la residenzialità pesante, cioè la sanità, e le famiglie da una parte. E su questo siamo un po' carenti, noi brancoliamo, facciamo prove, abbiamo inserito molti pazienti sul tessuto sociale vero e proprio. Abbiamo bisogno di quello che in altre realtà regionali del centro-nord è molto sviluppato. Avremo bisogno di appartamenti sociali, appartamenti che possono essere ricavati in tante maniere. Per esempio, nelle maggiori regioni del centro-nord, l'Istituto Case Popolari nei suoi bandi riserva, e qui da noi non è così, una quota di alloggi per l'utenza disagiata, e tra questi una quota di alloggi per i pazienti di tipo psichiatrico, che rappresentano forse la parte più marginale dell'utenza. Noi di questo avremo un estremo bisogno, che come diceva giustamente Inserra, questi sono servizi ad alta resa che danno una grande integrazione sociale, che producono risultati dal punto di vista terapeutico ed organizzativo, ma soprattutto costano poco. Allora, in un'ottica in cui in un panorama di tipo politico-sociale in cui i costi aumentano, le risorse si riducono, questo è un modo che noi abbiamo davanti per venire incontro e per coniugare ambedue le situazioni, cioè la carenza di risorse e il mantenimento di alti standard qualitativi forniti all'utenza. Di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno, su questo c'è un'ottima collaborazione da sempre, e io di questo ringrazio pubblicamente, questa è la prima occasione che ho per farlo, e i vari soggetti del privato sociale che collaborano con noi, collaborano sia con i servizi d'appalto sia con associazioni delle famiglie, perché nel Dipartimento di Pesaro c'è anche in questo una lunga tradizione di collaborazione, ma di collaborazione fatta bene, dove ciascuno cerca di dare il meglio delle proprie professionalità in un contesto organizzativo
determinato e i risultati sostanzialmente secondo me si vedono rispetto ad altre cose, quindi diciamo prendo spunto per ringraziarli pubblicamente. Altre cose che sono altri due o tre punti che andrebbero potenziati sono i percorsi lavorativi, e su questo noi a livello di ambito da due anni stiamo cercando di fare un lavoro perché si passi da borse lavoro tipicamente esclusivamente di tipo assistenziali quali sono ora a borse lavoro che abbiano una valenza di tipo riabilitativo sociosanitario molto più spiccato. Certo che per fare questo ci vogliono le risorse, siamo sempre alla caccia di risorse, però lì il terreno è aperto e gli argomenti così come i percorsi sono in gestazione. L'altro discorso che merita un grande approfondimento, perché anche qui abbiamo una lunga storia di buone pratiche cliniche, è il percorso dei servizi di sollievo. Servizi di sollievo, come sono organizzati a Pesaro, diciamo sono stati presi da riferimento fin dall'inizio in molte parti delle Marche e continuano ad essere un punto di riferimento. Andrebbero potenziati. Ovviamente anche questo è un problema di risorse, andrebbero potenziati perché anche questi sono un anello di congiunzione che è inevitabile e soprattutto a basso costo fra le famiglie, il sollievo alle famiglie e i servizi, che permette quindi di dimettere pazienti dai servizi e ridarli alle famiglie. Vorrei concludere con sciogliendo un dubbio d'inserra, non entro nella polemica del sistema H24 perché ogni provincia ed ogni dipartimento ha trovato la sua strada per l'assistenza H24 in base alle risorse che avevamo, ma vorrei tranquillizzare Inserra sulla questione degli specializzandi, perché vorrei ricordare che Pesaro è uno dei due o tre dipartimenti delle Marche che è considerato ospedale di insegnamento. Da noi l'università manda studenti del quarto anno di specializzazione a fare 6 mesi, un anno di tirocinio prima di prendere la specializzazione. Secondo me è un riconoscimento importante non solo per il servizio che dirigo e per la dedizione che tutto il personale dedica al servizio, ma anche per la qualità dei servizi di Pesaro. Vi ringrazio e mi scuso per il tempo che vi ho rubato. No, invece la ringraziamo noi per essere venuto qui in consiglio ad illustrare la sua posizione. Invito a salire alla presidenza, al tavolo di presidenza, il dottor Leonardo Badioli, che parlerà per diciamo l'ambito, anche a nome del dottor Carmine Di Bernardo, mi ha detto per via telefonica, insomma, in qualche modo che lei rappresenta diciamo tutta l'ASUR in questo momento, oltre che il suo specifico dipartimento. Beh. Grazie per l'invito, è un onere pesante quello di rappresentare tutta l'ASU. In realtà potrei dire molto poco, visto che chi mi ha preceduto ha spiegato decisamente bene, decisamente tutto. No? Due o tre cose a spot però bisogna che ve le dico, visto che mi avete invitato. Prima cosa, io ho avuto l'incarico di dirigere un dipartimento di salute mentale che coinvolgeva Pesaro, Fano e Urbino. E la prima volta che mi sono trovato a guardare un pochino di cose ho detto, se quelli di Fano e di Urbino alla fine si mettono allo stesso piano di quelli di Pesaro, va bene, andiamo a lavorare meglio. Questo a riprova del fatto che questo territorio lavorava bene, aveva strutture, eccetera, eccetera. L'impressione, come è già stato detto dai colleghi, è che per effetto dei vasi comunicanti il livello sia tendenzialmente ad andare sui minimi, non sui massimi. E questo è il rischio che corre Pesaro. Perché tutte quelle strutture che Milena Signorotti prima diceva, nell'Interland, nell'Urbinate, noi ce le sogniamo. E quando abbiamo visto che si potevano avere, abbiamo detto, le vogliamo anche noi. In realtà forse alla fine dei conti se ne toglierà qualcun'altra, ma non so fino a che punto noi andremo a guadagnarci. Quindi il primo concetto è mettere insieme più strutture, probabilmente non andrà a finire nel guadagnarsi qualche cosa per la salute mentale. Il secondo quesito che mi pongo e che vorrei porvi, ma cerchiamo di focalizzare una cosa, perché se io chiedo a voi che cos'è la salute mentale, io mi immagino di avere una cinquantina di risposte diverse. Se vi chiedo che cos'è la patologia mentale, forse anche 200, perché ognuno di voi forse ne avrebbe più di una di cose da dire. Cioè,
noi non ci occupiamo solo di quello che una volta era dipinto col cappello da Napoleone o con lo scolapasta in testa, il matto, termine improprio ma così ci capiamo, non è mica più solo quello, eh? Oggi noi ci dobbiamo occupare di una marea di roba, tutti, diceva bene il dottor Mencarelli, tutti i disturbi dell'umore, tutte le cose degli adolescenti. Una volta fino a 18-19 anni le patologie psichiatriche nei ragazzi mica c'erano. Adesso noi vediamo pazienti di 12 anni. Tutto il discorso dell'emigrazione. Si fa presto a dire faccio un centro d'accoglienza, ma avete idea di quale disagio ci sia in quei centri lì? Avete idea di che casini vengano fuori attorno a quei centri lì? E questi